Cambiare il mondo dal bene primario per eccellenza, il cibo, per arrivare a salute, società, economia, cultura. Stasera, TGR Piemonte, 19.35. Il gusto della prevenzione, piatti colmi di sostanze che aiutano a combattere tumori, malattie metaboliche e cardiovascolari, con uno chef d'eccezione, Giovanni Allegro. La nostra rubrica sull'alimentazione, la scienza corre veloce, forse in futuro si potrà pensare al cibo che cura. Per ora è certo che un'alimentazione corretta ha un ruolo di primo piano nella prevenzione di malattie anche gravi, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma che cosa significa mangiare sano? Vediamo con Claudia Pregno. Il cibo è più che nutrizione, è prevenzione, tante le evidenze scientifiche a partire dal decalogo del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro. Tutte queste informazioni stanno all'interno di una paginetta, quindi niente di assolutamente difficile da apprendere, tutte cose molto semplici, le quali se applicate concretamente sono di grande beneficio per la nostra salute. C'è da crederci se a dirlo è lui che lavora all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, al progetto Diana di Torino sulle recidive al seno, al centro di riferimento per la prevenzione oncologica in Piemonte. Tiene anche corsi come questo a San Maurizio Canavese, dove ha cominciato la lezione con una premessa: per servire piatti gustosi e ricolmi di salute non servono tanti euro, ma tanta attenzione alla spesa, non eccedere in calorie, a portare sempre in tavola frutta e verdura del territorio. Suggerimenti per chiunque, ma soprattutto per chi soffre di una malattia metabolica. La quantità di cibo, no, mangiamo troppo e mangiare troppo sicuramente interferisce con tutto il nostro funzionamento interno e affatichiamo gli organi interni, e poi anche ridurre i cibi ad alto indice glicemico, che sono i cibi molto raffinati, la farina 00, il riso bianco, tutti i cereali raffinati. Possono essere tranquillamente sostituiti dalla controparte integrale. Ancora consigli per tutti, questa volta in particolar modo per chi ha problemi cardiovascolari. Ridurre il consumo di carne, di grassi di origine animale, a favore di un maggior consumo di legumi, no, pesce, soprattutto pesce azzurro, più ricco dei famosi omega 3. Stesse regole per la prevenzione di tumori, ma mettendo nel carrello della spesa più crucifere. Quindi cavoli di tutti i tipi, cavolfiore, broccoli, cime di rapa, cavolini di Bruxelles, ravanelli e così via. Anche la rucola, che è una cosa che si usa molto in estate, è una crucifera, quindi usiamo la rucola. E poi cipolle, semi di lino, i semi di zucca o anche i semi di canapa, che adesso in Piemonte si sta ritornando a coltivare. Che dire poi delle spezie? La curcuma, che riduce gli stati infiammatori e pare impedisca ai tumori di svilupparsi, e rende i piatti estivi cucinati più invitanti. Anche quelle nostrane, anche il rosmarino, la salvia, tutti gli odori della cucina mediterranea contengono sostanze antiossidanti che vanno benissimo, quindi hanno un doppio ruolo: da un parte rendono il cibo buono, buonissimo, e dall'altro fanno un sacco bene alla salute.